Davide Gibelli, terzo mandato candidato, 7 donne, 5 uomini, una squadra, una componente fortemente femminile. Sì, allora la nostra squadra è pronta, l'abbiamo costruita nel corso degli ultimi mesi sulla base di una serie di caratteristiche per noi assolutamente fondamentali e peculiari per garantire una buona amministrazione: l'onestà, l'imparzialità, la competenza, la concretezza, la stabilità, l'autorevolezza, cioè sono ingredienti che secondo noi sono fondamentali per riuscire veramente ad amministrare nel modo migliore. Il gruppo, per formare il gruppo, abbiamo cercato di avere delle rappresentanze territoriali, cioè di essere rappresentati su ogni parte del nostro territorio, ma soprattutto abbiamo cercato le persone che potessero avere delle qualità sotto il profilo umano e avessero anche ovviamente delle capacità sotto il profilo professionale, perché soltanto con queste caratteristiche riusciamo poi a formare una squadra che sia in grado di amministrare efficacemente un comune, una città come la nostra. Sì, dicevate che ci sono 7 donne e 5 uomini. È stata una scelta voluta proprio per riuscire a garantire la presenza femminile, che secondo il nostro modo di amministrare è molto, molto importante. Quindi il gruppo sarà formato da 5 persone che fanno parte come nuovi ingressi e 7 conferme dell'amministrazione in carica, ovvero tutta la giunta comunale attuale si ricandida con la lista sempre più Camporosso, che è la nostra lista. C'è da dire che infine che noi abbiamo cercato di costruire la squadra intorno a un programma che noi siamo in fase di completare. Abbiamo dei punti di questo programma che ormai sono dei punti fermi. Uno su tutti riguarda ancora la scuola, che è stato il perno centrale della nostra amministrazione, delle due amministrazioni che hanno amministrato nel corso degli ultimi 10 anni. E vogliamo investire ancora di più e stiamo valutando l'ipotesi di realizzare un nuovo edificio scolastico per le medie a Camporosso. Manca assolutamente questa struttura. Ovviamente poi scegliere definitivamente questa soluzione, questa programmazione, occorre confrontarci con sia con l'ambito scolastico sia con gli altri comuni. Sicuramente in questo preciso momento non riusciamo come ambito scolastico a garantire la presenza all'interno di tutte le nostre scuole medie di tutti i ragazzi che vivono a Camporosso, quindi c'è un po' di ragazzi che vanno in altri istituti e quindi è un aspetto che dovrà essere preso in considerazione e valutato seriamente nella nostra programmazione. Secondo punto che volevo evidenziare e ci tengo a rimarcare oggi riguarda la sicurezza. La sicurezza nel senso più ampio del termine, intesa quindi come sicurezza stradale, come sicurezza sociale, come sicurezza contro i furti, contro i reati in generale. Stiamo facendo adesso dei progetti, ne abbiamo uno in corso di oltre 300.000 euro che riguarda la copertura e videosorveglianza di quasi tutto il nostro territorio, ma a questo si dovranno aggiungere altre iniziative, altre forme che potranno ovviamente in maniera complementare riuscire a dare risposte efficaci su questo tema. In ultimo, il terzo punto che volevo mettere in evidenza del programma elettorale riguarda la rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana che è un'iniziativa che viene promossa sia a livello statale sia a livello regionale, dovrebbe riguardare due ambiti che secondo noi
hanno l'esigenza di crescere di più, di svilupparsi e di migliorare. È l'ambito dell'area di centrale di Campo Rosso Mare, quindi di Piazza d'Armi e via limitrofe, e l'area invece del centro storico. Su queste due aree vogliamo investire sicuramente in progetti, ma anche risorse per riuscire ad aumentare sempre di più il livello di qualità della nostra città. Non per niente sempre più Campo Rosso, questa, come dire, il nome della nostra lista è proprio stato dettato dal fatto che abbiamo l'esigenza di aumentare il livello di qualità, alzare l'asticella delle nostre aspettative di città. Lo facciamo sempre con un unico obiettivo, che è quello di fare crescere Campo Rosso e di migliorare il più possibile la vita dei nostri abitanti.